Allora, mister Squillante, il gladiator che domani affronterà il Campania, una partita da non prendere sotto gamba. Sì, come tutte le partite, insomma, questo è un girone che non ti devi praticamente rilassare, perché comunque queste sono squadre importanti, insomma. Poi sono 3-4 anni che giocano insieme, l'allenatore è praticamente un buon allenatore, per cui alla fine un guaio ecco, madornale se noi effettivamente abbassiamo la guardia. Abbiamo visto che stavate lavorando su un po' sugli automatismi adesso nella rifinitura. Quali sono i problemi attuali di questo gladiatore, a parte qualche acciacco? Ove mai ce ne fossero problemi, Ove mai ce ne fossero? perché a oggi penso che abbiamo avuto qualche problema sicuramente, ma fisico, insomma, poi tattico, devo essere sincero, la squadra sta seguendo e comunque sta prendendo tutto quello che noi abbiamo fatto dall'inizio, automatismi stanno oleando alla grande, quindi insomma l'intesa ovviamente c'è ancora, sull'intesa c'è ancora da lavorare, perché comunque questo dicevo con Gismondo prima. Un conto è che tu giochi da 4, 2, 3 anni insieme, un conto è che fai 6-7 partite, sai, qualcuno la punizione la vuole diverso, qualcuno l'angolo, e questi sono automatismi e sono poi sinergie che si creano quando tu praticamente stai insieme. In qualche intervista precedente lei ha detto devo migliorare qualcosa in difesa, però gli automatismi, il gladiatore sta subendo sempre di meno. Infatti, devo migliorare qualcosa a livello di attenzione, perché sinceramente quando tu pigli gol su calci da fermo, non è che poi il calcio mondiale nel globo oggi insomma, le partite si sbloccano per l'80% sui calci da fermo. Insomma, io vorrei avere solo un attimino più attenzione, vorrei chiedere più attenzione, perché a volte o per sfortuna e poi dopo insomma, non è che poi si possono avere ogni partita questi caspiti e benedetti di rigori contro, insomma, sono 4 rigori, 5 rigori contro, insomma non mi ricordo bene, però Poi tutti in casa. tutti in casa, per cui però anche là è frutto a mio avviso di qualche disattenzione, perché è vero sì che qualcuno non c'era, però è pur vero che comunque se noi sappiamo che questi sono dei cascatori, se noi scandagliamo bene l'avversario, se non lo diciamo prima significa che comunque li conosciamo e poi commettiamo l'errore e là ci sta ad arrabbiarsi, però io di oggi sono felice, contento di allenare questo gruppo eccezionale e dobbiamo continuare, perché la nostra classifica oggi ci sorride, però non dimentichiamo che i gironi di ritorno sono altri gironi, e specie in questo qua pugliese, per chi non l'abbia mai fatto, per chi la memoria l'abbia un attimino smarrita, io dico che quei gironi di ritorno è un altro girone, per cui dobbiamo mettere quanto più paglia nella nostra stalla, come si suol dire, perché poi verranno momenti sicuramente un attimino meno propensi al gioco, perché il campo è pesante, meno propensi ad essere tatticamente diciamo degli spregiudicati come stiamo facendo ultimamente. A volte la spregiudicatezza è figlia dell'incoscienza, invece io dico che non è così. Essere spregiudicati significa essere presuntuosi e preparati, ma non presuntuosi perché io vinco, no, consapevole a dire oggi io posso giocare così perché devo vincere. Poi ci sono partite che tu le puoi giocare in un altro modo, ma questo sempre infortunio permettendo. Parlavamo di infortuni, purtroppo Evacuo sarà fuori, alcuni hanno dei problemi fisici, diceva il direttore Governucci, probabilmente ci sarà qualche Sì, arrivo. ho parlato con il buon Antonio, sinceramente lui sta muovendo qualcosa e siccome è uno che quando si muove fa un po' di rumore insieme al suo presidente, per cui alla fine qualcosa potrà nascere. Spero che comunque arrivi qualcuno che ci possa arricchire tecnicamente, tatticamente e soprattutto predisposto mentalmente ad entrare in un gruppo ferreo, in un gruppo omogeneo, in un gruppo eccezionale. Per cui alla fine o viene qualcuno che ha una buona testa, se no, mezzo avviso lo dico adesso, che si potesse stare pure a casa, io rimango così, se questo va a discapito del mio gruppo, perché solo stando uniti, coesi, si riesce a fare risultati.